Saluto e ringrazio i rappresentanti delle istituzioni e le autorità che ci onorano oggi con la loro presenza. Grazie. Con l'evento odierno si entra nella fase di cantiere del tunnel, dopo un'intensa fase progettuale e di definizione della roadmap di realizzazione dell'opera, che ha visto il concorso e la collaborazione di diversi soggetti che a vario titolo hanno contribuito ad arrivare sin qui. È certamente il rilievo di quest'opera che richiede e comporta un'intensa collaborazione tra più soggetti e a diversi livelli, sia per le sfide che pone di tipo ingegneristico, sia per il significato che l'opera ha per la città. Ma per noi di Autostrade quest'opera ha anche un altro e ben più alto significato, e il suo significato è il collegamento con la tragedia del Ponte Morandi. Non si può e non si vuole dimenticare quanto accaduto, nessuno di noi vuole farlo. E vi prego di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Ponte Morandi. Grazie. È per questo che per Autostrade quest'opera ha un importantissimo valore, per contribuire a riconquistare la fiducia di un territorio così colpito dalla tragedia del 2018. Pensiamo che per ricucire il rapporto con la città occorre innanzitutto dimostrare di fare e di farlo bene. Ci siamo preparati ad affrontare questo impegno, così come tutti gli altri che stiamo affrontando, con un profondo percorso di rinnovamento che continua con impegno da parte di tutti noi. Un percorso che consiste concretamente nella revisione dell'organizzazione e dei processi operativi, di crescita dell'organico e di arricchimento delle competenze. Nel triennio 2021-2023, il gruppo Autostrade ha assunto 2.940 persone, essenzialmente nelle aree di esercizio e di manutenzione della rete, nella progettazione e nella costruzione. Nel 2024 il piano prevede l'assunzione di altre 950 persone. Al netto degli avvicendamenti e delle sostituzioni, la parte prevalente di questi nuovi colleghi e colleghe rappresenta un incremento netto di risorse e un arricchimento di competenze. Vi do pochi numeri, ma significativi, per mettere in relazione questa trasformazione del gruppo con quanto Autostrade sta concretamente facendo. Lo scorso anno Autostrade ha realizzato interventi per 1,6 miliardi di euro, tra grandi opere, lavori di ammodernamento rigenerativo della rete e manutenzioni ordinarie, oltre 110.000 cantieri, cioè una media di 300 cantieri attivi ogni giorno per oltre 14 milioni di ore lavorate. In media il 40% di questi cantieri è stato eseguito in orario notturno per ridurre il più possibile l'impatto sul traffico, con punte del 70% lungo le direttrici e nei periodi dell'anno nei quali i flussi risultano più intensi. Tra le realizzazioni più significative dell'ultimo biennio ci sono il completamento delle opere nel tratto Firenze Sud-Incisa, che non solo hanno fluidificato il nodo fiorentino, che è uno dei più importanti del Paese, ma hanno una distintiva connotazione ambientale di raccordo con il territorio. Quelle nel tratto Barberino-Firenze Nord,
dove è stata realizzata una delle più rilevanti gallerie a tre corsie in Europa con l'utilizzo di una delle più grandi frese TBM operative in Europa. Le cantierizzazioni avviate sulla 14 e quella nell'area di Modena, l'apertura al traffico del primo tratto autostradale cosiddetto dinamico lungo la A4 nel tratto urbano milanese, dinamico perché la corsia di emergenza viene aperta al traffico, allo scorrimento, in determinate condizioni. E questa è un'opera resa possibile grazie ad un sofisticato uso della tecnologia. L'apertura del primo tratto autostradale in Italia a 5 corsie sulla 8 e molti interventi nell'area ligure di cui vi dirà l'ingegner Tomasi e che vedrà poi Genova all'avanguardia nell'innovazione tecnologica nell'ambito della smart mobility. Nel corso di quest'anno la previsione è di incrementare ulteriormente le attività rispetto al 2023 di oltre il 12%. Arrivando a realizzare opere per complessivi 1,8 miliardi di euro, tra grandi opere, tra cui il tunnel, manutenzioni, ammodernamento rigenerativo della rete e interventi di tipo tecnologico. Si tratta di lavori per circa 150 milioni di euro al mese, che vanno forse anche rivalutati considerando che, come dimostrato da studi di terze parti, per ogni euro investito se ne generano circa 3 di indotto. Si tratta di interventi affrontati nel quadro della strategia di sostenibilità che abbiamo posto come elemento caratterizzante il percorso intrapreso, con la sicurezza al centro come valore per i viaggiatori e per il riferimento alla sicurezza sul lavoro per tutte le persone, i colleghi e i fornitori che ogni giorno lavorano sui cantieri, nonché la forte connotazione di innovazione, sia tecnologica che dei materiali e di processo. In questo quadro, il tunnel è senz'altro una delle opere più sfidanti e va ancora sottolineato, non certamente solo per gli aspetti ingegneristici. La giornata odierna ha alle sue spalle un'impegnativa fase di progettazione e pianificazione dei lavori. Ringrazio tutti i colleghi, i professionisti, gli enti e le istituzioni e tutti i soggetti che hanno contribuito a questa prima fase e hanno reso possibile oggi l'avvio dei lavori. Auguro a tutti buon lavoro per il prosieguo e un'ottima e miglior riuscita all'opera. Grazie a tutti.